Ecco. Cosimo Pomarico, sindaco di Oria, dare un futuro al proprio passato, con la riedizione del corteo di Oria che entra in relazione anche con eventi importanti qui nel Salento come la Focara di Novoli e soprattutto la Taranta di Melpignano, c'è un gioco di squadra che fa da traino anche per il comprensorio, che magari per i piccoli comuni che da soli non avrebbero avuto questa grande visibilità. Sì, il futuro ce lo giochiamo proprio su questo fronte. Oggi fare rete, fare sistema, mettersi insieme ad altri comuni, nel nostro caso con Melpignano, Novoli, che sono eventi di eccellenza e punti di forza della Regione Puglia, significa fare un gioco di squadra e promuoversi l'uno con l'altro e quindi andare alla ribalta a costo zero, come diciamo noi, proprio facendo leva su questi eventi che ormai sono conosciuti a livello internazionale, per cui sono delle tradizioni radicate, secolari, e quindi partiamo dalla storia per generare futuro. È una delle scommesse sulle quali stiamo lavorando molto, perché, come si sa, il sistema tradizionale, industriale, che ha retto l'economia di queste realtà negli ultimi anni non c'è più, e per cui dobbiamo veramente andare verso un nuovo modello di sviluppo valorizzando le risorse, le meraviglie e gli eventi che abbiamo. Fare il sindaco ad Oria, come in qualsiasi altro comune in questo periodo, in un paese come l'Italia, è ancora più difficile? Beh, molto difficile, perché siamo arrivati in una fase di profonda crisi, la povertà si allarga, la tensione sale quotidianamente, quindi gestire una comunità in forte sofferenza per la crisi che subisce, ed è una crisi grave che, diciamo, è entrata in tutte le famiglie, è veramente complicato costruire le risposte quotidiane ai bisogni veri che emergono ogni giorno dalla comunità. Un'ultima battuta: Oria si appresta anche a recuperare una serie di siti storici all'interno delle proprie mura per ampliare l'offerta di, come dire, a natura o a radice culturale. Sì, noi siamo una città a forte vocazione turistica, abbiamo tanti monumenti, tra questi primo fra tutti il castello, che è un gioiello nazionale, conosciuto anche fuori dall'Italia, e abbiamo necessità di ampliare l'offerta turistica, diversificandola con le diverse manifestazioni, ma soprattutto puntando sulla nostra storia trimillenaria. Abbiamo tanti siti da recuperare per attrarre più turismo, a partire dalle scolaresche, per attrarre più studiosi, più appassionati della storia, che possono venire qui e trovare l'emozione e curiosare su quelle che sono le origini di una città che è trimillenaria. Lei mi diceva che il castello è di nuovo, anche se un po' in maniera articolata, fruibile, e ben presto un pezzo importante del patrimonio archeologico di Oria dovrebbe rientrare dall'Università del Salento. Sì, noi abbiamo il castello che è sequestrato da 2 anni ormai, però è fruibile. È stato affidato a Legambiente, che provvede ad aprire il castello ai turisti per 2 volte alla settimana. Non ci fermiamo qui, noi stiamo realizzando, i lavori sono in corso, un museo messapico che ci consentirà di far rientrare 1650 reperti che giacciono presso l'Università del Salento, e qui sarà un'altra risorsa importante per portare qui almeno 80-90 mila turisti appassionati all'anno, per cui, come vede, la nostra offerta si amplia, si allarga. È una città che ha tante risorse, quindi è bene che le metta tutte in gioco in modo che
la fruibilità sia più ampia, la più ampia possibile. E per mettersi alla pari anche con i colleghi di Novoli e Melpignano, si darà vita anche a una fondazione per il corteo di Oria. Sì, su questa cosa ci ho già provato e insisterò perché ci tengo molto. La fondazione ormai è diventata essenziale e senza la fondazione il futuro diventa più incerto. Quindi utilizziamo questa forza e questa esperienza di Novoli e Melpignano, che sono due realtà ormai conosciutissime, titolari di eventi importanti, e insieme metteremo su delle iniziative perché anche Oria possa giocare questa partita importante del futuro attraverso una fondazione, sempre in rete con queste due altre realtà. Buona fortuna, in bocca al lupo e buon grazie, lavoro. Grazie a voi, grazie.